Il mondialismo è una realtà che secondo me è abbastanza omologata, che però per questioni, come hai detto tu prima, di lotta di potere interna, attualmente è divisa in due blocchi, che però incarnano le stesse tendenze, la tendenza alla massificazione, all'omologazione culturale, all'appiattimento politico ed economico. E queste tendenze però sono incarnate in due correnti contrapposte. La prima corrente, che io chiamo quella, insomma, quella più fanatica, quella anche più fedele a un certo progetto di nuovo ordine mondiale, come si era andato ideando, concependo all'inizio del XX secolo. E invece poi una corrente più moderata, ma che dal mio punto di vista fa gli stessi danni, ma magari dopo faccio anche qualche esempio concreto per far comprendere ai nostri ascoltatori. Questa corrente che io chiamo liberale, democratica, ma io ritengo, attualmente negli Stati Uniti queste due correnti sono entrambe, fuori dai giochi. Perché la corrente a cui fa capo Trump e il suo establishment non appartiene né ai liberal democratici, quindi ai progressisti, né tantomeno agli estremisti. È una corrente a sé stante che io adesso non voglio incensare ed idealizzare Trump, me ne guardo bene, anche perché secondo me, a parte Kennedy, gli Stati Uniti non hanno mai avuto un presidente decente e veramente democratico. Però sicuramente il fatto che Trump non appartenga a una delle due correnti, dal mio punto di vista, è positivo, perché ciò ha consentito di non portare avanti i piani guerrafondai, che per esempio sarebbero stati tutti attuati se fosse stata eletta la Clinton. La Clinton, che era il capolinea della tendenza guerrafondaia, che avrebbe continuato la guerra in Siria, e adesso in Siria da circa un anno c'è una specie di stasi, no, di pace molto, molto precaria, e avrebbe sicuramente continuato anche a provocare Putin con il rischio di un'escalation e quindi di una terza guerra mondiale, di cui a farne le spese sarebbe stata l'Unione Europea. Però io, come riprendendo il discorso di prima, considero la corrente moderata, i liberal democratici, quella più pericolosa, più subdola, perché questi, schermandosi dietro la lotta per la difesa dei diritti umani, la democrazia, l'esportazione della democrazia nei paesi dove non esiste, eccetera, eccetera, hanno fatto le cose più tremende negli ultimi 15 anni. Non scordiamoci che la Serbia è stata attaccata da Clinton, che apparteneva alla corrente liberal-democratica del mondialismo, così come, a parte la parentesi con Bush, così come anche la Libia è stata fatta a pezzi dal pacifista Obama, premio Nobel per la pace, e Obama è stata diciamo, l'uomo immagine della corrente liberal progressista. Quindi questi, con la scusa, con il pretesto dei diritti umani, fanno delle cose indecenti e dei danni irreparabili. E oggi i danni irreparabili che hanno fatto nel mondo, in Africa e in Oriente, li stiamo pagando sulla nostra pelle. Adesso il governo italiano pian pianino sta cercando di riallacciare i rapporti con la Libia. Però sono stati 6 anni in cui quel paese lì è stato insomma, una polveriera, un caos totale, e non sono più riusciti a contenere l'immigrazione africana. Ok? Poi un altro tassello dell'ideologia dei liberal democratici è sicuramente l'omologazione culturale. Quindi loro sono contro
le identità culturali e sociali dei popoli e quindi delle nazioni che li rappresentano. I popoli non devono avere delle tradizioni, degli usi e dei costumi a cui sono affezionati da decenni, se non da centinaia di anni. Tutto questo non deve più esistere, per cui l'Italia, nel bene e nel male, è un paese cattolico, per esempio, dove da noi la famiglia tradizionalmente riveste un ruolo molto importante. E la corrente liberal-democratica, non a caso, sta portando un attacco feroce alle nostre tradizioni, ma in generale alle tradizioni dei paesi mediterranei dell'Unione Europea, quindi la Spagna, l'Italia, il Portogallo e la Grecia. Ecco, un altro danno irreparabile che la corrente liberal-democratica, che esiste anche in Europa ed è molto forte, e attualmente è quella che è al potere. Cioè, la corrente liberal-democratica del mondialismo non è al potere negli Stati Uniti per grazia di Dio, ma purtroppo è al potere nell'Unione Europea, che ne dicano Carpe Ore Magaldi, perché cioè, i vari Draghi, Juncker, Moscovici, eccetera, non appartengono alla corrente fanatica del mondialismo. Loro sono per i diritti umani, sono per la democrazia, sono per rispettare i patti, ma sono dei liberal democratici, così come lo è anche Macron e tutti i capi di Stato europei, escluso insomma il governo italiano, no? Però questi hanno fatto dei danni ingenti in Grecia. In Grecia c'è stata qualche settimana fa la rappresentante del Consiglio d'Europa, che è un organo che in Europa, da non confondere con il Consiglio europeo, il Consiglio d'Europa è un organo che si occupa all'interno dell'Unione Europea di sorvegliare il rispetto dei diritti umani all'interno dei paesi aderenti. Ecco, c'è stata una commissione che si è formata e che è andata nelle settimane scorse a visitare la Grecia per rendersi conto concretamente della situazione, no? Dopo la famosa cura somministrata dai liberal democratici, e ha scoperto che la situazione è apocalittica. Io ho scritto anche un post qualche giorno fa dove riassumevo i dati apocalittici contenuti nel reportage. In Grecia non c'è più la sanità, non sono più rispettati i diritti umani. La scuola nelle zone periferiche del paese, nelle zone montagnose, non è più garantita, quindi manca l'istruzione, che è un diritto di base. In Europa, dovrebbe essere un diritto di base inalienabile. Quasi tutti i negozi nelle città principali sono chiusi, i bambini sono abbandonati negli orfanotrofi, mancano i medicinali. Ma questo è il prodotto dell'ideologia liberal progressista. Lo dobbiamo capire questo. Hanno governato loro per 15 anni in Europa, non ha governato l'ultradestra. Ha governato il centro-sinistra ed è ripeto, è tutt'uno con il blocco liberal-democratico che negli Stati Uniti ha governato con Clinton e con Obama. Questa è la situazione. E quindi ho fatto anche qualche esempio che può far comprendere ai nostri ascoltatori come stanno veramente le cose. Mi ha colpito una frase, adesso non abbiamo tempo di approfondirla più di tanto, sul tuo profilo, no? A un certo punto scrivi parlando anche diciamo delle tue caratteristiche, non amo il vivere molliccio dei borghesi e nemmeno il rincorrere l'ultima tendenza politica o culturale alla moda, non amo gli uomini, non adoro le istituzioni, non gradisco moine, non gradisco neppure essere considerata il soprammobile dell'uomo, non c'è niente di più grande dell'amore per la verità. La verità è maestra della sapienza.
e la sapienza deriva dal greco oppure dall'ebraico, è donna. Chi comprende questo archetipo non ha bisogno di relazioni sentimentali e nemmeno del riconoscimento della società, della famiglia e degli amici. È una sorta di autarchia individualista, come la voglio no, chiaramente è un post, è un'enfatizzazione, sì, del mio sentire interiore. No, riguardo all'archetipo, perché lì la frase centrale in realtà è l'ultima, è l'archetipo femminile, che non ha a che fare in realtà con la donna, ha a che fare con l'uso dell'emisfero destro del cervello, che è la sede dell'intuito, delle emozioni, quelle che poi ti mettono a contatto con quella che io chiamo la verità e con la sapienza, perché l'uso razionale non ti fa accedere alla verità. Cioè ci vuole la logica, il ragionamento, l'intelletto, d'accordo, però quello che ti fa superare tutti gli ostacoli di varia natura, sentimentali, sociali, politici, è l'uso dell'emisfero destro, cioè dell'intuito. Allora lì sì che sei, quando tu riesci ad utilizzare l'emisfero destro, allora sì che sei veramente libero, cioè te ne freghi di tutto e di tutti. Volevo sentire anche Paolo un attimo, non su questo ovviamente, ma su diciamo l'analisi sul fatto che il discorso, no, che esista un buono e un cattivo, diciamo che predomina su di noi a livello appunto mondiale, potrebbe essere una delle tante favole, no? Nel senso che bisogna sempre scegliere il male minore, ma insomma comunque sia anche il cosiddetto progressismo, che se possiamo definirlo così, magari contiene al suo interno comunque una fregatura. Paolo, dunque, sì, ma questa è una cosa che abbiamo detto tante volte. Io poi penso che questi scenari che vengono delineati, che sono corretti, insomma, io concordo con quello che dice Federica complessivamente, e tutto lo scenario però dimentica che a me mi sembra, insomma, una specie di gioco delle parti che trascura il peso della Cina su tutti diciamo queste dinamiche internazionali, perché noi stiamo parliamo di Trump, di Macron, di questi, di quest'altro, e ci sembra che queste siano le dinamiche più importanti. In realtà tutto questo, oltre a danneggiare, a fare i disastri che Federica ha fatto vedere, c'ha come contropartita che non riusciamo a vedere, non calcoliamo, non ci occupiamo dell'influenza che ha la Cina sull'Occidente. Quindi fra qualche decennio ci ritroveremo in casa un problema che non riusciremo a risolvere, perché sarà già conclamata tutta una sorta di occupazione economica dell'Europa e dell'America da parte della Cina. E vabbè, però del resto l'umanità va avanti per cicli che durano secoli, millenni, e sarà una cosa che dovremo vedere e dovremo passare. Non dobbiamo dimenticarci che adesso è una situazione tragica e drammatica ovunque, ma non è che nel 1200, nel 1400, nel 1500 stavano meglio, era un casino lo stesso, e la condizione dell'essere umano è sempre stata quella di grande incertezza, tranne alcune sacche in alcuni periodi e in alcuni paesi, ma che sono sempre stati brevi comunque. Grazie a Federica e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao ciao, ciao Federica. Ciao, ciao. Ciao.